Sulla questione della guerra in Ucraina si prevede un afflusso più ampio nei prossimi giorni di profughi. Lei ha detto stamattina abbiamo dei problemi sulla questione della registrazione. Come si può ovviare a queste difficoltà? Questo è un tema molto importante perché è chiaro che se noi non abbiamo una registrazione molto dettagliata degli arrivi, qualsiasi percorso di accoglienza e di regolarizzazione diventa estremamente complicato. Questa attività è nelle mani della prefettura e della regione e quindi questo è fondamentale che ci sia un modello organizzativo molto efficiente che sia in grado di intercettare tutti gli arrivi perché gli arrivi non sono centralizzati, cioè un arrivo che in parte viene fatto in maniera volontaria, spesso ci sono molti, molti minori non accompagnati e questa cosa ci preoccupa particolarmente. Quindi c'è la necessità di un modello organizzativo molto granulare e che in ogni comune sia in grado di poter raccogliere poi le registrazioni delle persone che arrivano per poterle inserire poi in qualsiasi percorso di sostegno. Ma secondo lei non potrebbe essere utile il contributo del sindaco di Napoli e dell'area metropolitana in cabina di regia, visto i numeri anche di Napoli e dell'area metropolitana? Ma questo non lo so perché queste sono scelte che non dipendono da me. E chiaramente il Comune ha a disposizione ovviamente delle strutture regionali e del governo nazionale, se sarà utile il nostro contributo ci saremo sempre a disposizione perché il nostro obiettivo è quello di dare sostegno ai profughi e soprattutto evitare che si creino situazioni di afflusso non controllate.